Robin, Gosens, Gosens, Robin, Gosens, Gosens. È ufficiale, ragazzi. Che colpo, che colpo. Mamma mia, Don Beppe, ti amiamo. Tutto il popolo interista ti ama, Don Beppe. Che colpo di mercato ha messo a segno Marotta, ragazzi. Che colpo di mercato ha messo a segno Marotta. Robin Gosens è un nuovo giocatore dell'Inter già da adesso, alla finestra di mercato di gennaio, ragazzi. Che colpo di mercato, ragazzi. L'Inter che si assicura, a mio modo di vedere, uno dei migliori 5, uno dei top 5 esterni al mondo. In Europa, poi vabbè, in Europa, al mondo, cioè per me l'Inter si assicura uno dei migliori esterni, uno dei migliori 5 esterni in Europa. Mamma mia, che colpo, che colpo, che colpo di Marotta, ragazzi. Adesso scarichiamo un po' l'euforia perché, ragazzi, io sono gasatissimo per questo colpo, sono veramente gasato per questo colpo. Sono veramente gasatissimo. Perché Gosens è un giocatore che io volevo all'Inter da tantissimo tempo e forse anche in qualche video passato già l'avevo detto che ho sempre sognato Gosens all'Inter. Probabilmente sì, nei video di quest'estate. No, l'avevo detto sicuramente. Forse nel video di Lukaku, chiedevo che con i soldi di Lukaku magari un Gosens. Forse sì, forse l'avevo detto, forse l'avevo detto. Fatto sta che è ufficiale, ragazzi. È ufficiale, o meglio, cioè, l'accordo con Atalanta è praticamente raggiunto. Se n'è parlato nella giornata di ieri. È uscita la notizia bomba, è uscita 2 giorni fa. Ieri, praticamente, si è quasi arrivati all'accordo finale. E adesso, ragazzi, proprio fresca fresca, 10 minuti fa, ragazzi. Accordo con l'Atalanta c'è, l'accordo con l'Atalanta c'è, adesso c'è la gente in sede per discutere gli ultimi dettagli contrattuali, insomma, solite questioni burocratiche, però da quello che si percepisce, Gosens è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter, percepirà 3 milioni e mezzo a stagione, contratto credo fino al 2020, non lo so, contratto non lo so, devo essere sincero, però secondo me sarà il solito contratto da 5 anni. Quindi fino al 2027, credo. E mamma mia, ragazzi, mamma mia, parliamo. Che poi parliamo? Di cosa parliamo, ragazzi? Cioè, stiamo parlando di Robin Gosens, un giocatore che negli ultimi 3 stagioni è sempre quasi arrivato in doppia cifra con gol e assist. Quasi sempre, cioè, ragazzi. E io lo so, ragazzi, lo so perché l'anno scorso ce l'aveva al Fantacalcio, ragazzi, Gosens. L'anno scorso io lo avevo al Fantacalcio e mi ha fatto godere in una maniera che voi non avete idea. Voi non avete idea, cioè, lì, mamma mia Marotta, mamma mia Marotta, mamma mia Marotta, che colpo ha messo a segno, che colpo ha messo a segno Marotta, ragazzi. E, cioè, adesso, ok, ma io ho visto già alcuni commenti in cui dicono, vabbè, siamo andati a prendere un giocatore infortunato, ragazzi, no, no, vi sbagliate, vi sbagliate. Gosens è pronto, ragazzi. L'Inter è andato a prenderlo proprio nel momento in cui Gosens è guarito dall'infortunio. Sappiamo che Gosens si è infortunato praticamente a inizio stagione con l'Atalanta. Non ha quasi mai giocato questa stagione, Gosens. Però adesso è a tutti gli effetti guarito, ragazzi. E quindi è pronto, diciamo, per inserirsi in quello che sarà il prossimo progetto, il progetto Inter. Quindi i colori della maglia non cambiano, la squadra cambia. Grande. Mamma mia, che colpo, che colpo, che colpo, veramente. Grandissimo colpo. Comunque, accordo con l'Atalanta, non vi ho detto le cifre, ve le dico. Mi sembra 5 milioni di prestito con diritto di riscatto fissato a 25, quindi una sorta di 30 milioni di affare, un affare da 30 milioni con il diritto di riscatto che in caso di qualificazione in Champions diventa obbligo di riscatto. Quindi, cioè, ragazzi, fatemi toccare, ma cioè, credo che diventerà a tutti gli effetti un obbligo di riscatto quello di Gosens, perché cioè, adesso non vedo futuro in cui l'Inter quest'anno non si possa qualificare in Champions League. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, mamma mia. È inutile che vi sto a parlare, ripeto, del giocatore che è Robin Gosens. Perché lo abbiamo apprezzato tantissimo in questi anni in Serie A, in forza all'Atalanta di Gasperini. L'unica cosa in cui forse sono un po' dispiaciuto è che, secondo me, l'arrivo di Gosens implica il fatto che, per
Perisic, questa sarà la sua ultima stagione all'Inter. E devo dirlo, ve lo dice uno che Perisic non gli è mai stato simpatico come giocatore, uno a cui Perisic non è mai tanto piaciuto, però devo dirlo che in questo momento Perisic, soprattutto per quello che sta dando dall'anno scorso, ragazzi, perché diciamo, cioè, dall'anno scorso che Perisic gioca ad alti livelli, che poi alla fine non è che dall'anno scorso, perché anche quando è arrivato all'Inter Perisic ha sempre giocato bene, però alternava periodi in cui dava l'idea di essere forte e altri in cui dava l'idea di essere svogliato, e mi è sempre stato un po' sulle palle il suo atteggiamento. E però è da due anni, è dall'anno scorso ormai, ripeto, che ormai Perisic è a tutti gli effetti il miglior interprete, no? Se così vogliamo dire, per questa Inter, per il 3-5-2. E già era in ballo un po' la situazione, rinnova, non rinnova. Adesso è arrivato Gosens, io credo proprio che Perisic, cioè inizio a fine stagione, possa salutarci. Vedo molto questa possibilità, la vedo veramente molto concreta. E mi dispiacerebbe, però diciamo che ci siamo riparati alla grande, ci siamo riparati, perché l'eventuale addio di Perisic, rimpiazzarlo con Gosens è tanta tanta roba. E attenzione ragazzi, attenzione, io credo che in questo momento Gosens arrivi all'Inter, ok, non sarà titolare a prescindere, perché comunque ci sta, deve ambientarsi, ma io non so se in questa stagione Gosens sarà a tutti gli effetti il titolare, perché Perisic io in questo momento io non lo levo Perisic, cioè, ma anzi, ma sicuramente Gosens arriverà e farà tanta panchina a mio modo di vedere, anche se forse un Perisic a destra e un Gosens a sinistra, perché sappiamo Perisic che sa fare praticamente tutti i ruoli di fascia senza problemi, perché appunto ha due piedi che calcia col sinistro e col destro allo stesso modo, quindi sappiamo Perisic non avere questo problema qua. C'è anche un Dumfries che sembra aver trovato finalmente il suo stato di forma migliore, la sua miglior condizione. Quindi ragazzi, c'è le fasce dell'Inter, abbiamo anche Darmian, abbiamo Di Marco, insomma ragazzi, abbiamo delle fasce che veramente, veramente, e che dire raga, io sono contentissimo, io sono veramente contentissimo, cioè Gosens è veramente, volevo un giocatore, già dall'anno scorso, ed era Gosens, ed è da almeno un anno e mezzo che io voglio Gosens. Io ho sempre detto l'anno scorso, minchia, ma che bello sarebbe avere Hakimi e Gosens, che bello sarebbe avere Hakimi da una parte e Gosens dall'altra. Poi purtroppo sappiamo tutti che con Hakimi è andata come è andata, però Gosens è arrivato, ragazzi, Marotta ce lo ha portato, mamma mia, che operazione, mamma mia. Applausi a Marotta, che in queste ore sta anche ultimando le altre questioni di mercato che magari... sulla quale appunto magari ve ne parlerò nei prossimi giorni, perché ragazzi credo di portarlo avanti così queste sessioni di mercato. Quando c'è una notizia praticamente ufficiale vi porto il video, se vedo che c'è una notizia, in questo momento c'è la notizia di Caicedo che sembra anche lui essere molto vicino all'Inter, però non si parla di cifre, si parla solo di un prestito di 5 mesi, quindi fino a fine stagione, però è un po' la notizia che ha delle radici fondate, però è sicuramente molto meno ufficiale di quanto lo sia Gosens, di quanto lo sia la notizia di Gosens, per la quale ho aspettato appunto di vedere ulteriori sviluppi, perché non volevo farlo ieri, perché appunto ancora non c'era nulla di ufficiale. Adesso è ufficiale ragazzi, Gosens è a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter, deve solo passare le visite mediche, appunto vi ripeto, in questo momento stanno ultimando i dettagli sul contratto, però è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter Robin Gosens. Già da domenica, probabilmente da settimana prossima, sarà da Piano Gentile ad allenarsi con la squadra. Quindi, ripeto, se usciranno altre notizie di mercato, vicine all'ufficialità, ve le riporterò sul canale, vi riporterò a video. Intanto voi fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate dell'arrivo di Gosens all'Inter, se siete contenti ragazzi, ma se non siete contenti di Gosens, veramente io vi vengo a cercare ragazzi, se non siete contenti dell'arrivo di Gosens. E niente raga, benvenuto Robin, benvenuto a vestire i colori nerazzurri, quelli che contano, quelli che hanno qua sopra questo bellissimo scudetto. Aiutaci ad arrivare alla seconda stella, Robin, benvenuto all'Inter, posso farti solo un in bocca al lupo, un enorme in bocca al lupo per essere approdato nella squadra più bella d'Italia. Benvenuto all'Inter, Robin Gosens.